Un saluto a tutti ragazzi, da Messi 91 siamo su Elden Ring e stiamo continuando l'esplorazione nei campi innevati consacrati e siamo appena inciampati in questa caverna che ora ci appresteremo molto minuziosamente ad esplorare. Chissà quali segreti incredibili e quali mirabolanti avventure contiene questa grotta al limite del mondo. Andiamo. Fruste, dai, facciamolo un po' con le fruste. Stiamo giocando troppo con l'Eleonora. Anzi, facciamolo con Margit, ragazzi, questo. Che Margit non l'abbiamo più usato da quando ho messo sti pantaloni. Per colpa del peso. Torniamo noi stessi, rimettiamoci questi pantaloni. Perché se non ce l'ho equipaggiato poi va a finire che non lo uso, Margit, e voglio avercelo. Mi piace questo spadone. E questo dungeon lo facciamo con questo spadone. Qua si potrebbe scendere. Qua si sente un rumore elettrostatico. E qua... non si apre da questo lato. Hai scommesso tutto quello che volevi. Ok, quindi giù nel buco. Piano. Sapete ragazzi, sta cosa fa un sacco film horror. Mi aspetto che si rialzino tutti questi minatori da un momento all'altro. Ehi! No! Vabbè. Ma porca miseria. Vabbè, fino a un certo punto, però. Ok. Sì, mi sei proprio mancato, spadone del margitto. Pietra da forgiatura grossa. Breccia. Okay. Breccia? Io ricordo che la breccia, anzi, andiamo a controllare per vedere se ricordo correttamente. Si dice che questi sassi compositi siano le scaglie dei draghi antichi, ricordavo giusto, vedi? Quindi questi sono minatori fatti di scaglie di drago antico? Interessante. Ah, mi pareva che mi stessero tirando cose, vedi? Vuole cadere lei, arrivederci. Quella luce blu proprio non mi infonde fiducia neanche un po'. Quindi non salteremo giù per di lì. Sarà l'ultima cosa che facciamo, saltare giù per di lì. Ora ho capito cos'era il blu. Spero non sia la boss fight del luogo. Perché ce ne manca un tocco. Però andiamo avanti. Salve. Quanta durezza. No, che fa, che fa, che fa? Porca miseria! Non me l'aspettavo. Mai nella vita. No, aspetta! Qualcosa l'ha fermato, non so cosa. No! E niente. Funziona i sassi. Porca miseria! Sì che dovrei ricordarmi della possanza di quei sassi che ho usati per tanto tempo. Fa niente, fa niente. Via, via. Cacchio. Brutto, bruttissimo, basta. Mi è preso un attimo il panico, appunto. Un rumore stranissimo che fa quando lo colpiamo. Cascherà mai? Ok. Perfetto. Funeria 9, cioè il gioco non ci sta urlando di potenziare le armi di più. E io lo sto ignorando così bellamente, infatti la roba è durissima, ma va bene uguale. Ok, la boss fight sarà qua. Ok, ok, ok. Shortcut. Perfetto. Allora, torniamo... allora, diamo una sbirciatina prima perché... già mai, non si vede niente, quindi apparirà.
qualcosa che apparirà probabilmente. Aspetta, a meno che non sia sopra. Non vedo niente neanche sopra. Ok, probabilmente è qualcosa che appare. Prima di andare lì andiamo sotto, visto che adesso abbiamo aperto lo shortcut. Allora, lì apparirà un altro di quei guerrieri. Ma c'è solo lui? Sembrerebbe di sì. C'è una scala, Messi, non fare pazzi. Che non ho visto, perché sennò sarei scesa. Cioè, ovviamente sarei scesa. Non l'ho assolutamente vista prima. Ok. Prego. Quanto siete inquietanti quando camminate fuori dal vostro portalino. Ehi! Però hai ragione, l'ho fatto pure io. Un po' me lo meritavo. Questo sembra quasi più sbiadito dell'altro. Cioè, l'altro era proprio scuro, era nero. E questo invece è tipo grigino smorto. Sembra quasi meno potente anche in realtà. I colpi sembrano quasi fargli più male. Chissà se effettivamente ha un senso o se può... una palette di colori diversa dello stesso nemico. Spada di alabastro che secondo me abbiamo già. Eh sì, arma esclusiva dei campioni di alabastro, un'antica razza con la pelle dura come la roccia che viene alla luce in tempi remoti quando una meteora colpì la terra. Quindi quando è arrivato Astel. Almeno credo ci fosse Astel all'interno del meteorite. Non mi ricordo dov'è che avevo letto che diceva che c'era una creatura all'interno del meteorite che era caduto. E io credo sia Astel, perché comunque Astel è l'evoluzione della bestia meteoritica, avrebbe senso. E vedete che questo era più scuro? Che siano una versione magari più giovane e una più anziana con l'anziana più debole. Perché mi pareva più debole l'altro rispetto a questo qui. Certo che sto per entrare qua dentro senza cure e senza nulla. Cioè, per chi mi avete preso? Tanto c'è il falò qua dietro. Ecco qua. Voglio andare via! Voglio andare molto via! No, 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 Astel, no. Tra l'altro si chiama differentemente. L'altro era tipo progenie del vuoto, se non mi ricordo male. O qualcosa di simile. Questo è stelle di tenebra. Ma va bene così, guarda, va bene così. Non mi interessa. Non lo fare! L'ha fatto! Maleducello! Non si fanno le prese bubusette alla gente! Siamo sopravvissuti e siamo morti! Ragazzi, nuova strategia, ora ce lo studiamo. Voi immaginatevi la musica di Rocky. Eye of the Tiger sotto, non la metterò perché è copyright. Però immaginatevela, è partita. Messi studierà Astel e Messi non si farà prendere da Astel. Fatta! A noi due, maestro del bubusettete, ora ti farò vedere io come si schivano i bubusettari. Maledetto Laster, perché cosa vuol dire che lui ha la presa che è sciotta? Adesso io faccio vedere io dove se la può mettere sta presa che è sciotta. Ok. Sparito. Apparso. Presa. Ok. Secondo fino a tre rollo. Forse lo schivo. Ok. Troppo presto. Presto devo ritardare un attimo. Ok. Dimmi che questo non è immune, ti prego. 3, 2, 1. Niente. Hey! 3, 2, 1. Hop, hop. Attenzione, forse lo abbiamo trovato, ragazzi. Forse abbiamo il tempismo. Reset, ce l'ho. È mio. Si può fare. Fare. L'ho schivata già due volte la presa. Allora, bisogna solo avere il tempismo divino di Marika, proprio l'ascesa suprema della morte. Ma si può fare. Sì, 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 sì. Ma guarda, crepi l'avarizia, li faccio fuori tutti. A parte che poi posso andare a comprare, tanto adesso le rune mi servono più alla mazza. E Zeki sì, lo devi tirare 29 volte per fargli prendere la marcescenza. Però la prende. Allora, noi siamo morti giù per di là, eccole là. Ok, vai, 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 vai. Cerchiamo di non farci colpire a sto giro perché mi serviranno tutte le bocce per poi... E dicevo, per poi lanciargli la marcescenza, perché gliela lanciamo, ragazzi. Lui è il maledetto di turno che se la mette.
colpetto per volta, guarda, colpetto per volta. No problemo. Fai lo scodinzolino e allora io scudacchio. Bevo e fuggo perché farei la roba della infatti. No, teletrasporto. Ok. Che fai, che fai? Cacchio, stiamo aspettando troppo con la faccia scelta, non va bene. È andata molto bene. Non voglio fargli scendere troppo la barra, sennò poi ci tocca tirargli la multa. Avanti, piglia sta marcescenza, cosetto. So che la prendi, prima l'hai presa. Che fai? Fai qualcosa? Te la tiro doppia, rischio un sacco ma lo faccio. L'ha presa, ok. È sparito, 3, 2, 1, hop hop, fatta, Maduccino, ragazzi, non mi prenderà, vinciamo, questa la vinciamo ragazzi, è fatta, Ugo Settaro, sei morto, ho imparato a schivare la presa, mamma mia ragazzi. Quanto sei già polvere di stelle, non lo sai Astel, mamma mia, per decorarci i biscotti ti useranno. Per farci i pan di stelle, non so se è arrivata la battuta. Messi, concentrati, non perderti in stupidaggini, forza. No. Tutto a culissimo questa parte, ammetto. Ma va bene così. Non mi ricordo se quella cosa si può saltare, porca miseria. Quindi eviteremo. Scodinzolino, scodinzolino. Questa è la mia apertura. Mi fa persino meno schifo. Cioè, stargli così vicino mi avrebbe fatto molto più schifo la prima volta che l'ho incontrato. Ora non mi fa nemmeno schifo. Non so perché, forse perché ho meno paura. So di poter vincere. Sono piuttosto sicura di me. Ok. Eccolo che è andato. 3, 2, 1. Cosa? Ma siamo tutti. Come l'ho schivato non lo so ragazzi. Non so nemmeno se me ne fa un'altra. Se non... non lo so. Ok. Questa era nuova. Io ne ho contati 252. Voi? Erano tantissimi. Erano proprio tantissimi. Erano tutti intorno a me. Altro che Mediolanum. Porca miseria. Pure la presa multipla fa. Perché la singola era troppo facile da schivare. Allora la mettiamo multipla. Giustamente. Non lo dovevano chiamare Stella di Tenebra, ma Stella del Bubusette. Sto filibustiere. Finita la marcescenza però. Aia, stavo guardando gli incantesimi. Devi mettere in full per l'amor di Dio. Dai, riprovo. Ok. Via da qua perché potrebbe fare la roba della gravità. No, ok. Doppio, doppio, vediamo un po'. Cacchio. Uno, due, tre. Sì, sì, erano proprio 252. Li ho contati giusti. Sì, 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 sì. No! Ah, credevo che ne facesse un'altra. Mi è venuto un quarto di infarto, ragazzi. Voi non avete idea. Voi non avete idea dell'infarto che mi è preso. Porca miseria, così vicino con quella posa tipo presa mi è venuto un po' male, ammetto. Vieni, Astellino. Respira tutto, Astellino, va, fallo. Sì, respira tutto, Astellino. Fallo. Maledetto pezzo di uno schifo. Guarda, mi faccio uccidere perché adesso è morto ormai. Sì, la terribile creatura è stata battuta dall'1-2-3. Hop, hop. Che bello. Eccola, questa qui. Meteorite di Astel. Fai scatola. Ah, ok, è la pioggia di meteorite. 55 intelligenza, appunto. Stregoneria scintipietra che manipola le forze gravitazionali. Evoca un vuoto, ok. Una manifestazione del potere con cui Astel rase al suolo la città eterna. Quindi non è Astel la creatura che esce dal meteorite.
Ho letto una descrizione, ma non mi ricordo più quale, che diceva che è arrivata sta meteora con dentro una creatura. Io ho sempre pensato che questa creatura fosse Astel, perché anche dopo aver sconfitto Radahn, abbiamo la cutscene che fa vedere che cade sto meteorite, fa il buco, trafora tutto fino alla città notturna, e in fondo ci trovi Astel. Quindi io ho pensato, ok, lui deve essere la creatura di cui si parla. Però adesso con questa descrizione penso più che lui sia la punizione che è stata mandata dalla volontà superiore per distruggere le città notturne, che stavano cercando, diciamo, di creare il loro lord, e avevano creato anche l'arma per ferire le due dita e la volontà superiore. Quindi era un grande affronto e loro hanno lanciato Astel. Probabilmente è andata così. Quindi lui non è la creatura che era dentro alla meteora, c'è qualcun altro, c'è qualcos'altro che c'era dentro. Allora, vediamo un po'. Ho la lista della spesa, fermi tutti. Leggi il ramo ammagliatore, vado. Ramoscello su cui è inciso in oro puro un incantesimo, oggetto da creazione, consuma PA per ammagliare i nemici colpiti, reclutandoli come alleati per un periodo. Michela l'Empireo è molto amato e a quanto pare sa come vincere le simpatie del prossimo. Questa cosa l'avevamo già letta tipo ad inizio gioco, tipo 200 episodi fa, dove appunto abbiamo scoperto che Michela era un Empireo per la prima volta. Poi mi avete detto Favor 3. Dovrebbero essere negli oggetti chiave, no? I ricettari, sì. Favor 3. Appunti sulle tecniche di creazione, stillati da un uomo talmente affascinato da Santa Trina da continuare a cercarla durante il sonno. Ramo ammagliatore. Beh, che crei oggetti legati al sonno ha senso, che crei il ramo ammagliatore un po' meno. Ma state cercando di dirmi qui. Spada di Santa Trina, aspetta. Questa spada fighissima che purtroppo è intelligenza e non potrò usare, ma secondo me è tipo fighissima sta cosa. Spada d'argento brandita dai chierici di Santa Trina, che tra l'altro non abbiamo mai incontrato, non credo di aver mai visto, o comunque di aver mai ottenuto un pezzo di equipaggiamento che mi dica questo è un chierico di Santa Trina, quindi non so quali siano. Nessuno ha anche nemmeno mai usato quest'arma contro di noi, credo. Santa Trina è una figura enigmatica, qualcuno sostiene che sia una giovane avvenente, altri assicurano che si tratti di un ragazzo. L'unica certezza è che la sua apparizione fu repentina, così come la sua scomparsa. Mi state cercando di dire che qui siamo in una situazione alla Radagon Marica? Che Santa Trina e Michela sono la stessa persona? Se fosse così è particolare che proprio Michela, che mi avete detto essere il più prossimo all'ascensione divina, no? Il più prossimo al sostituire Marica secondo i passaggi corretti, mettiamo tra virgolette, e non alla Rykard, abbia due personalità. Cioè sembra quasi che sia un requisito avere un alter ego per poter diventare divino, che in realtà, se vogliamo proprio essere pignoli, anche Rykard ha due entità nel suo corpo, cioè non si alternano come Marika Radagon, però sembravano autonome, cioè nella prima fase Rykard è sopito, dorme, il serpente è in controllo, attacca infatti molto più da serpente, da bestia, no, da animale, mentre poi quando lo batti, allora si sveglia Rykard e prende lui il controllo e combatte in modo diverso. Quindi anche lì potrebbe essere una situazione simile. O questo, oppure Michela ha dei lineamenti talmente morbidi che può permettersi di spacciarsi sia per uomo che per donna, un po' alla Gwyndolin. E quindi si è spacciato per Santa Trina. Però perché uno dei figli della dinastia Aurea dovrebbe spacciarsi per il primo santone che passa? Non trovo il senso. Per il momento, con le informazioni che ho, vado con Marika Radagon 2.0. Secondo me era una situazione simile, erano due persone dentro un singolo corpo. Poi mi avete detto, distruggi gli edifici con il gigantone Frenzy perché c'è un oggetto. Io ho pensato, sarà in alto, ma non vedo un tubo. Quindi distruggiamo gli edifici e vediamo cosa succede. Non sto capendo cosa dovevo fargli distruggere, ragazzi, perché qui non c'è nulla. Adesso proverò anche di là. Qui io non vedo niente. Cioè, questo casottino qua da parte ho provato, non lo distruggono. Posso provare a farglielo colpire. Con la Frenzy Flame non lo distruggono, ma non c'è dentro nulla, quindi non capisco perché romperlo. E il resto, non capisco nemmeno il resto in realtà. Cioè, se il vostro obiettivo era farmi andare lì sotto, ci sono già stata. C'era la fontanella Frenzy, l'ho già presa. Però non comprendo cosa dovevo rompere. Non lo so, io qui non ho trovato nulla, sono persino morta una volta perché avevo finito le bocce a furia di cercare di fargli colpire cose, ma non ho trovato niente.
Allora, di nuovo mi avete detto che mi sono persa qualcosa, che devo fargli rompere al tizio che spara le fiamme, però sono piuttosto sicura di aver rotto tutto, che non ci sia niente. Piano! Che me lo son persa, sto oggetto. No, quello lì l'avevo preso, non è quello, vedi? A parte che volevo andare sotto, ma dettagli. Sono persa qui. Ah, qua ci sono. Ah, sì, eccolo lì. Ok. Ok, 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 l'ho trovato. Dove c'è un tizio qui? Hello. Sta arrivando. Signore, però deve collaborare, grazie. C'è altra roba da rompere qua prima che lo uccido. No. Signore, mi ha rotto le balle, te lo dico. No, 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 stia molto calmo. Stia molto tranquillo e muoia. Cos'è? Messaggio di. Ah, ok. Ho letto messaggio di Michela. Ho detto come? Ok, ago di Michela. Michela l'Empireo ha creato un ago in grado di resistere all'influsso delle divinità esterne. Ah, chi ha ereditato la fiamma della frenesia ma non desidera diventarne il signore, farebbe bene a cercare l'ago di Michela. Ho capito. Questo è il modo con cui tu togli la pazzia se scegli di fare questa cosa. Però mi avete detto che Melina non reagisce al fatto che uno si rimuova. Ma perché in realtà non ve la rimuovete, ragazzi? Voi praticamente sopprimete momentaneamente l'influenza che queste divinità hanno su di voi. Perché penso che quest'ago vada inserito nel corpo, tipo, e che rimanga lì un po' tipo l'ago che abbiamo dato a Millicent, credo. Anzi, forse è proprio quello. Era un ago dorato, che non ricordo dove abbiamo trovato e riparato, perché era rotto. E Millicent lo sta usando per fermare l'avanzata della marcescenza nel proprio corpo. Lo aveva inserito nel braccio, se non mi ricordo male. Quindi probabilmente anche noi dovremmo inserirlo nel nostro corpo e tenerlo. Finché nel corpo blocchiamo l'influenza di questa divinità, come viene rimosso, però torniamo ad essere frenzy alla follia. Quindi è probabile che Melina non ci consideri più una buona scelta perché abbiamo questo rimedio, ma è un rimedio posticcio. Cioè potrebbe accadere di tutto e noi potremmo diventare folli di nuovo. Quindi lei non si fa più vedere perché non si fida di questa soluzione temporanea. Ha senso. Il video di oggi termina qui ed è stata una giornata molto produttiva per la nostra Iella, perché non solo ha scoperto nuove informazioni su Michela, sulla creazione di questo ago dorato e sulle possibili connessioni che ci sono tra lui e Santa Trina, ma ha inoltre evoluto le sue doti belliche. Ora, se incontreremo un altro Astel, Iella non avrà più paura di affrontarlo, perché ora conosce la suprema tecnica per schivare la presa. Tra l'altro pure la presa multipla schiva, cioè è stato un twist incredibile, perché nei tentativi precedenti non me l'aveva mai fatta e nel tentativo nel quale ho vinto me l'ha fatta due volte, quindi è stato un twist persino per me. Non sapevo se funzionasse o meno quella tecnica, ma ha funzionato, e quindi da oggi in poi gli Astel si batteranno così. Fatta. Comunque, per oggi è tutto. Io come sempre vi ricordo di lasciare un commento, un like e di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto. Vi auguro una buona giornata. Un saluto a tutti.